Come amministrazione stiamo continuando a favorire tutto quello che è lo sviluppo delle attività cognitive, motorie, sensoriali, ma anche di benessere e di socialità, di quelle che sono le aree verdi. Ci siamo presi un impegno serio in questi anni proprio nel riqualificare più spazi possibili. Siamo addirittura d'arrivo con l'area di Fano 2, dove precedentemente c'era una fontana ammalorata e degradata, oggi invece è stata sostituita con una fioriera, con un ulivo, e in questi giorni verranno messe a dimora delle vegetazioni spontanee molto colorate, proprio per abbellire questo spazio. È stata anche bonificata l'area da quelle che erano delle situazioni di degrado anche ambientale. È stata migliorata rispetto alle sedute e la capacità di accoglienza, perché proprio il parroco, ma lo stesso quartiere, mi avevano chiesto di mettere a disposizione delle sedute, dei tavoli, delle panchine. Oltre questo abbiamo anche riqualificato tutta quella che è la seduta, che era invece di fianco nell'area dei giochi. Oggi l'abbiamo ripristinata completamente, tanto che anche i ragazzi proprio degli scout si sono messi a disposizione, e nei prossimi mesi, diciamo con l'arrivo del caldo, faranno proprio un murales apposito, con tanto di progetto che mi hanno già presentato. Detto questo, dal prossimo anno partiranno degli ulteriori investimenti, proprio perché in alcuni parchi avevamo tolto dei giochi fatiscenti e in altri ancora invece me l'avevano richiesto, per cui partiremo con l'installazione di nuovi giochi in via Boccioni alla Paleotta, dove c'è un campo da basket. Procederemo in via del Pietrisco a Cucurano, anche qui dovevamo fare delle migliorie e inserirci dei nuovi giochi. In via dei Lecci a San Lazzaro avevamo tolto, rimosso dei giochi rotti e in questo caso li andiamo a sostituire. A Gimarra, dove non c'erano giochi, creeremo uno spazio invece dove metteremo a disposizione dei nuovi giochi, e anche a Falciraga, dove c'è un'area verde, dove dopo tanti anni, oltre che migliorare quello che era lo stato della strada e di una situazione di pericolo, proprio favoriremo anche la sicurezza di un'area gioco che era venuta a mancare dopo tanto tempo. Per il 2023 sarà l'anno anche dove metteremo in progettazione l'area dei passeggi, dove hanno lavorato il Consiglio dei Bambini della città di Fano, ed altre aree su cui stiamo lavorando. Per cui il 2023 sarà sicuramente un anno facilitante per quanto riguarda progetti inclusivi, progetti dove veramente le persone possono stare insieme in sicurezza e al meglio di sé.